I valori e i principi universali non vanno più molto di moda, eppure sono quelli che accompagnano le persone e le uniche basi che le persone hanno nei momenti difficili per fare scelte tra il bene e il male, su cosa è giusto e cosa è ingiusto. È stato questo il fulcro del discorso fatto dal ministro della difesa Guido Crosetto prima alla cerimonia per i 236 anni della scuola militare Nunziatella di Napoli in piazza del Plebiscito e poi ribadito a margine dell'appuntamento in un incontro con la stampa. Il ministro Crosetto ha ribadito quanto secondo lui sia fondamentale in questo momento storico ripensare le forze armate a ogni livello, oltre che il solo esercito. Tra le possibili opzioni, spiega il ministro, non tanto quella della leva militare, quanto quella dei riservisti. Proprio la professionalità che richiedono le forze armate del futuro e i tempi sempre più difficili richiedono delle persone che lo facciano in modo professionale. Ciò non toglie che ci sia anche la possibilità di pensare a una riserva. La riserva è quella che si attiva in un caso estremo, no? Ma quello è un percorso che prevede tra l'altro la legge di dover predisporre un provvedimento normativo, ci penserà il Parlamento, ecco, non deve fare tutto il governo. Quindi al ministro è stato chiesto un commento sulla situazione a Gaza. Ecco qual è stata la sua risposta. Siamo stati i primi a dire a Israele che bisogna distinguere uno Stato democratico e di diritto agisce in modo diverso da un'organizzazione terroristica e che esistono delle regole anche nella guerra, no? Ad esempio rispetto dei civili, dei bambini, uomini e donne. Quindi noi stiamo assumendo a livello internazionale un ruolo che tutti ci riconoscono, di serietà e di terzietà. Vorrei che questa cosa accadesse anche in Italia. Noi abbiamo bisogno di avere cose su cui ci uniamo e non su cui facciamo stupida e demagogica polemica politica.